Colpo di scena in riva all'Adriatico, Riccardo Maniero saluta il Pescara, il giocatore che diventerà ufficialmente un giocatore del Catania firmando un contratto triennale dopo le insistenti voci delle ultime ore ha deciso di lasciare l'Abruzzo. Lo ha fatto nel pomeriggio di oggi con un videomessaggio registrato sul sito della società biancazzurra salutando i tifosi e spiegando i motivi del suo gesto. L'attaccante in mattinata dopo l'allenamento aveva parlato con il tecnico Marco Baroni e salutato gli ormai ex compagni di squadra. L'addio di Riccardo Maniero, capocannoniere del campionato di Serie B con 12 reti, costringerà quasi certamente il Delfino Pescara a reperire sul mercato un altro attaccante. Mi sono trovato davanti a prendermi delle responsabilità importanti sia per me che per la mia famiglia, perché comunque vengo da una famiglia umile e quindi no, queste proposte erano è stata veramente rinunciabile sia per me che per il mio futuro e per tutta la mia famiglia. Sabato mattina c'è stato questo incontro con il presidente, l'allenatore e la squadra e abbiamo parlato un po' in generale, poi c'era l'offerta del Catania che già dai giorni precedenti io ho preso un po' di tempo perché ho ritenuto opportuno pensarci un attimino perché era un'offerta importantissima a cui non potevo rinunciare. Io ringrazio il presidente per l'opportunità che mi ha dato, sono a tutti gli effetti un giocatore del Catania e vado lì con la consapevolezza di lasciare qui a Pescara tutti i miei affetti, tutto ciò di buono che ho fatto. Sì, ho parlato prima, dopo l'allenamento di stamattina, e lui era dispiaciuto, però ha capito anche la mia situazione. Ecco, spero che un giorno possiamo rincontrarci, perché qui veramente sono stato bene, ho voluto bene a tutti quanti alla piazza, ai tifosi, ci sono stato veramente bene. Ma Pescara lo sapete tutti, la porterò per sempre nel mio cuore e come ho detto prima spero un giorno possa ritornare qui, perché sono stato veramente bene. Amo Pescara, farò sempre il tifo per Pescara.